Bene, ritrovati al nostro consueto appuntamento di incontro. Quest'oggi gli ospiti sono due, sono Franco Fontana, regista e che lavora con l'associazione Belluno Ciak, e Marco Rossato, che è il presidente dell'associazione Cittadini per il recupero delle gabelle. L'ho letta perché temo di lasciare fuori qualche parola. Allora partiamo proprio dall'associazione che è nata evidentemente quando c'è stato bisogno di parlare del recupero delle gabelle. L'anno? Beh, la fondazione della nostra associazione è successiva alla data della chiusura della scuola, però noi siamo sostanzialmente attivi come gruppo di amici e soci ancora dal 2007, quando ci sono stati i primi problemi sulla scuola. Diciamo che nel 2012, visto che un po' il clima, diciamo, amministrativo non ci garantiva un futuro di recupero della scuola, abbiamo pensato di avviare un percorso che non si rivolgesse all'amministrazione ma ai cittadini bellunesi. Ecco, ma i soci sono persone che avevano dei figli, che volevano che i figli ritornassero. Beh, chiaramente adesso stanno facendo l'università. Ho avuto due figli, uno è laureato, l'altro si sta laureando, sono passati ahimè tanti anni, però con noi ci sono, per esempio io non ho fatto da bambino la scuola Gabelli, ma con noi ci sono ex alunni della Gabelli, ci sono ex insegnanti della Gabelli. È un'associazione con soci molto vari e molto trasversali. Quindi anche professionisti che sanno quanto sia stato importante questo edificio, certo, per la città di Belluno, certo, e per la provincia. Certo. Allora adesso passiamo invece a Franco Fontana. Perché ti è venuta in mente questa idea di fare un film sulle Gabelli, che certamente riscuoterà molto interesse? Allora, ad onor del vero, l'idea è venuta alla Filarmonica di Belluno, perché io sono stato contattato da loro perché volevano fare qualcosa, un progetto per le Gabelli, anche per il legame che la scuola Gabelli ha con il maestro Nino Prosdocimi, che era stato insegnante di musica in quella scuola e che è stato anche direttore della banda cittadina. Quindi c'era uno stretto legame tra la Gabelli e la Filarmonica. Mi hanno convocato e mi hanno chiesto se si poteva fare un documentario che riguardava questa scuola. E quindi non è un film, ti correggo, è un docufilm, perché abbiamo dovuto impostarlo in una certa maniera. C'è una prima parte di filmica dove siamo andati a ricostruire, grazie ai familiari di Pierina Boranga, quelle che erano alcune situazioni della carriera, diciamo, scolastica di Pierina, e siccome non c'erano foto documentali abbiamo dovuto proprio ricostruire noi queste scene con attori, e quindi grazie alla famiglia abbiamo preso documenti, libri, ci siamo ricostruiti alcune chiaramente delle scene che lei stessa in prima persona raccontava in questi manoscritti e in questi libri suoi. E così siamo andati meticolosamente a ricostruire quei passaggi, poi anche documentario, oltre che filmico, perché ci sono moltissime fotografie epocali che Marco con la sua associazione ci ha messo a disposizione, e a monte, grazie a diversi privati e soprattutto l'archivio storico del comune di Belluno, che aveva la proprietà di gran parte di questo materiale. Ovviamente abbiamo qualche immagine che scorre, e adesso torniamo a parlare di queste due figure. Beh, una principale che è Pierina Boranga, che è stata una delle insegnanti che hanno adottato il metodo Montessori, che probabilmente molti dicono di conoscere. Ma ti correggo, perché poi in realtà adesso stiamo parlando ovviamente di sfumature, io non sono un pedagogista, ma insomma in questi anni ho avuto la fortuna e il piacere di accostarmi a qualcuno che più di me conosce questi aspetti. Pierina Boranga, per fare una brevissima sintesi della sua vita, è fuggita da Belluno nel 2017 per gli effetti della guerra, e per quasi un decennio ha insegnato a Milano. Ha insegnato in una scuola che si chiama Scuola Rinnovata, che ancora oggi è una delle due scuole di metodo riconosciute, diciamo, dallo Stato italiano. Una è proprio la scuola montessoriana e l'altra è la scuola di Giuseppina Pizzigoni. Giuseppina Pizzigoni è la pedagogista di riferimento della scuola Rinnovata e di Pierina Boranga. Non stiamo parlando di grandi differenze, entrambe, assieme a molti altri che adesso non vado a citare, fanno parte di quel filone un po' di scuola attiva, in cui sostanzialmente si insegna il bambino
coinvolgendolo nell'esperienza delle cose più che nella trasmissione di contenuti. E uno di questi modi per trasmettere era quello che il bambino avesse già un suo spazio, che è una certo. caratteristica particolare. Quindi la Gabelli sono stati tra le prime scuole che davano un banchetto certo. all'alunno. Questa è stata una delle prime sperimentazioni fatte proprio all'interno della scuola Gabelli, che voglio anche ricordare, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ha progressivamente sviluppato dei progetti di assoluta innovazione fino ad essere riconosciuta proprio dal Ministero dell'Istruzione come scuola di differenziazione didattica. Lì si sperimentavano le pratiche che poi sarebbero negli anni seguenti diventate pratiche comuni nella scuola italiana. Quindi è fatto un po' l'artista. Sì, sì. Diciamo che anche la parte di formazione degli insegnanti all'interno della Gabelli era particolare e curata, perché questo è un aspetto fondamentale anche di una buona scuola. E lì ci sono state, a partire da quello che ricordavi tu, la sperimentazione del banco singolo per ogni alunno, nel momento in cui comunque le scuole avevano i classici banchi a ribalta pesantissimi. Già nelle foto degli anni 30 si vedono quello che oggi è comune nelle scuole, vedere i banchetti magari raccolti a semicerchio o in forme a isole. Loro lo facevano già in quegli anni lì. Poi c'era la piscina. La piscina è stata costruita negli anni successivi, ma direi che fondamentalmente la scuola Gabelli, che è sì frutto del progetto di due architetti bellunesi, fratelli Agostino e Guglielmo Zadra, ma all'interno la collaborazione, le idee fondamentali di Pierina Boranga, che con loro ha costruito la scuola. E la scuola è un sussidio didattico, cioè ogni angolo della scuola, ogni dettaglio della scuola è pensato per la scuola che aveva in testa Pierina. E poi torniamo su questo argomento, naturalmente mi interessa anche conoscere la parte tecnico-filmica, la parte raccontata, tu hai dovuto fare una cernita di momenti per sì. poter descrivere Pierina Boranga. Il film dura? Ma il docufilm dura 30 minuti, orientativamente è fatto da una metà riferito alla figura di Pierina Boranga e della parte filmica, e una metà documentario con la parte fotografica. Chi ti ha seguito nell'indagine conoscitiva e nel individuare le scene che potevano descrivere meglio il personaggio? Diciamo che nell'ambito della mia associazione della Belluno Ciak, fondamentale è stato l'apporto di Francesca Piva come aiuto regista, soprattutto nella parte di ricerca documentale, e di Paolo Dal Ponte per il montaggio, la correzione colori e tutta la post-produzione video, con l'aiuto anche di Michel Alessandro Perez Navarro, che sono anche i soliti direttori della fotografia che collaborano con me. Però in base a quello che diceva Marco, una delle prime difficoltà, una volta scelti quali aspetti della vita di Boranga, quelli che essendo io regista devo occuparmi anche della parte sentimentale, perché io mi sono trovato delle foto, una scuola attualmente abbandonata, e attraverso il personaggio della Boranga ho dovuto anche creare una parte emozionale, quindi sostanzialmente ho scelto insieme al mio aiuto regista Francesca le parti che andavano ad emozionare o che potenzialmente potevano emozionare più lo spettatore. Una delle difficoltà che abbiamo avuto, appunto, parlava Marco di banchi, è stato quello di reperire del materiale anche compatibile, e fortunatamente il comune di Fonzaso e quello di Sospirolo, lungimiranti, avevano dei banchi che conservano ancora di quelli antichi biposto a ribalta, e ci hanno permesso di ricostruire una scenografia ad hoc. Quindi uno dei personaggi più importanti, anzi una delle figure più importanti nel mondo cinematografico, quel cercarobe, è stato utile anche per voi? Sì, anche se il cercarobe siamo un po' tutti, no? Okay. Cioè, in professionalità hanno una figura, noi ci aiutiamo fra tutti. Senti, io ho avuto il piacere di vedere qualche frammento, e tu hai raccontato la storia di Pierina Boranga giovane e poi la Pierina Boranga che medita presso una finestra. È stato anche un lavoro di trucco non da poco, sì. Ma chi ha impersonato questi personaggi? C'è una cosa curiosa, no? Ma allora, le attrici protagoniste sono Daniela Zalini, che interpreta la Boranga in giovane età, che l'ho scelta proprio perché casualmente dalla fisionomia è molto simile alle foto della Boranga, la rinnovata, che abbiamo avuto modo. Sì, le ho viste, ci assomigliavano, ho detto questa è la mia Boranga giovane.
E per lei quanto, peraltro non aveva esperienza... No, nessuna esperienza recitativa, nemmeno a scuola, quindi proprio zero, e abbiamo dovuto lavorare soprattutto sulla parte di mimica facciale, eccetera, ma devo dire che è stata molto brava. La boranga adulta, che era un ruolo più corposo, anche quando ad esempio affronta il podestà, che è Michele Firpo, altro attore importante della nostra provincia, è Alessandra Cattania, anzi la vostra Alessandra Cattania, che ha veramente... si è rivelata anche un'ottima attrice. Senti, parliamo sempre con Marco di una parte importante delle Scuole Gabelli, anzi, forse la parte più importante, che è il giardino. Sì. Allora, tu mi dicevi che... Il giardino è il cuore della scuola. Vista dall'alto si può comprendere sì, beh, questo. Una foto aerea fa capire molto bene che l'edificio della Scuola Gabelli fa da cornice al giardino. Ma anche nella logica pedagogica della Pierina educativa, il giardino era a tutti gli effetti una zona, c'erano le aule verdi, tant'è che ancora oggi c'è nella memoria di molti ormai adulti che hanno frequentato quella scuola che ricordavo prima, era di differenziazione didattica negli anni 50 e 60, per esempio il ricordo del giardiniere Nenz. Il giardiniere Nenz in realtà era colui che avvicinava i ragazzi facendo sperimentare, proprio nella logica che dicevo prima, è alla base di qualunque aspetto educativo della Gabelli, faceva sperimentare, ma non solo quello che potrebbe essere, che so, la crescita di un seme, il coltivare il seme. Se io oggi mi riferisco alla scuola rinnovata milanese, che oggi ancora esiste con quel metodo, che a differenza della nostra scuola Gabelli continua in quel modo, loro hanno di fatto un'estensione enorme in cui la parte didattica viene svolta fondamentalmente in serre e in campi esterni. E lì insegnano matematica, italiano, geometria, economia domestica. Il solo disegnare una viola è un'operazione collettiva di tutta la classe, dove poi, perché questo è un aspetto fondamentale di quell'approccio educativo, ciascuno dei ragazzi della classe, per le proprie capacità e per le proprie potenzialità, svolge un ruolo organizzato perché tutti assieme arrivino all'obiettivo che l'insegnante pone. Poi era un po' uno dei primi giardini botanici la Gabelli, perché raccoglieva sì, anche molte piante che non che si non trovavano. Sono naturali qui nel nostro, diciamo, clima e paesaggio. Poi c'era l'orto. Ma infatti era l'orto, poi c'era l'apiario, c'erano diverse esperienze. Perché poi in realtà gli spazi aperti servivano, per esempio, ci sono delle foto documentali, non venivano solo utilizzati gli spazi esterni solo per questo aspetto prettamente scientifico, ma si vedono, come dire, delle piccole assemblee di classe svolte all'interno delle aree del giardino. Poi c'erano, per esempio, se ricordi, quei blocchi in calcestruzzo che sono vicino alla scala, sì, sono coperti da una pietra. In una c'era la mappa del comune di Belluno, dove si insegnava la geografia del comune, dall'altra parte c'era di fatto un orologio solare, cioè una meridiana. Ogni punto della scuola, compreso il giardino, aveva un risvolto educativo. Senti. E se mi permetti, visto l'importanza del giardino, chiaramente in una delle cose filmiche che abbiamo ricostruito c'è una uscita della boranga in un prato con tutti i bambini in mezzo alla natura, che viene osteggiata dai colleghi perché veniva vista in maniera strana quegli anni questa maestra rivoluzionaria che usciva dalla rigidità del restare nei banchi. Sì, di solito uno ha difficoltà a fare delle interviste, qui è solamente difficoltà ad arrestare l'eloquio degli intervistati. Cerchiamo di dire più cose possibili. Senti, tu hai fatto una scelta anche simpatica, peraltro è meritorio di nota, perché c'è Francesco Franchi che si presta sempre a queste cose per non dimenticare. E lui fa un pochino da guida ad un ragazzino che vuole sapere che cosa è successo. Ma anche qui c'è un motivo registico, emozionale, nel senso che ho voluto far vedere che questo bambino vede questa scuola dismessa, sogna una scuola diversa, deve fare tra l'altro un disegno, e il nonno gli racconta di questa scuola Gabelli e attraverso la musica lo fa fare un viaggio ideale immaginario all'interno di questa scuola. Infatti abbiamo approfittato di girare delle scene all'interno anche per far rivedere a tutti com'è la Gabelli.
per chi non dovesse essere entrato da tanti anni, ed è un po' un passaggio di consegne per tramandare, no? Che io ho idealizzato in questo passaggio nonno-bambino. Tra l'altro, per curare sempre questa parte emozionale, ho voluto a tutti i costi utilizzare i bambini delle Gabelli per fare i bambini di altri tempi, e lì c'è stato un grosso lavoro di Loredana con la Don, con i costumi, perché abbiamo realizzato i costumi per fare la classe della Boranga d'epoca, e lì è stato un lavoro importante, come quello del resto. Citavi prima il trucco di Alessandra Cattania, di Francesca Fogliato, che è stata veramente magistrale come truccatrice. C'è una cosa che adesso mi sono dimenticato perché il tempo sta scorrendo, mi viene ansia. Adesso c'è questo progetto di rigenerazione urbana, le Gabelli verranno recuperate, partono i lavori tra poco, quindi l'associazione si scioglie? No, assolutamente. La nostra storia ha ragione d'essere al di là dei muri della Gabelli. Come accennavo all'inizio di questa nostra chiacchierata, noi siamo partiti come associazione con l'idea e l'obiettivo di far ricordare ai cittadini della nostra bella città quella che è stata la storia della Gabelli di Pierina Boranga, un patrimonio non solo ideale ma concretissimo, che ha ragione d'essere ancora oggi. Ricordo 5 anni fa, al censimento del FAI del 2014, la Gabelli è stata votata da oltre 15.500 bellunesi come luogo del cuore. Da quel momento noi abbiamo, come dire, convertito le nostre attenzioni su un altro filone e abbiamo cominciato nel 2016, lo riproporremo proprio anche con alcuni incontri oggi destinati più che altro ai docenti, alla classe di insegnanti, al mondo della scuola, che ha il titolo dell'investire in educazione. Questo è il nostro obiettivo. Noi continuiamo a pensare che la scuola e l'educazione, in senso lato, sia fondamentale per non solo per la crescita dei ragazzi, i nostri futuri cittadini, ma per la crescita del nostro territorio. Mi è venuta in mente la domanda, ovviamente la musica della filarmonica. La musica è eseguita dalla filarmonica, chiaramente, ed è stata composta da Davide Donazzolo, e lì c'è stato un lavoro molto importante perché, siccome non c'erano i tempi per realizzare le musiche dopo, abbiamo fatto una riunione dove abbiamo parlato delle parti emozionali e Davide Donazzolo è stato molto bravo a creare delle musiche ad hoc, perché si sa che in tutti i prodotti filmici una grande componente deve essere, oltre alle immagini, anche la musica. Adesso il film andrà dove? Qui ringraziamo Oltre le Vette, che ci ha assicurato una prima speciale al Teatro Comunale il 5 ottobre. Per noi è motivo di orgoglio partecipare a questa manifestazione. Lo ricordo a coloro che poi seguiranno questa trasmissione dopo il 5 ottobre, che ovviamente poi il film avrà un'altra circuitazione. Sì. Beh, ci hanno dato la disponibilità di mandarlo in onda e questo sicuramente ringrazio. E fondamentale sarà anche l'attività, perché questo progetto prevede di portarlo in diverse scuole del bellunese, proprio questo documentario. E se riesco a dire una chicca, certo, perché è una cosa incredibile di oggi, quindi te la dico proprio in diretta, sentendo che c'è questo docufilm, quindi vedendo il trailer, siamo stati contattati da dei privati che hanno trovato in una soffitta del materiale della Pierina Boranga, ci hanno contattato sentendo che stavamo facendo il docufilm, e proprio adesso, alla fine di questa trasmissione, andiamo a consegnare il tutto alla famiglia Boranga. Quindi una cosa simpatica che si è smossa con il docufilm. Ma vi abbiamo parlato di questo film, Gabelli e la scuola più bella d'Italia, che era una definizione che veniva usata spesso. Ne abbiamo parlato con Marco Rossato, presidente dell'Associazione Cittadini per il Recupero delle Gabelli, e con il regista del docufilm, Franco Fontana, che ringrazio sempre per la disponibilità. Mi complimento con entrambi. Grazie a voi per averci seguito e buona serata. Grazie a tutti.